Un'altra collaborazione per il canale e oggi abbiamo Luca Make a Wish. Ciao Luca, grazie mille per essere qui con noi. Ciao, grazie a te per l'invito. No, io ti ho chiamato perché, come ti spiegavo anche prima di iniziare a registrare, per colpa tua mi sono riavvicinato prepotentemente al mondo di carte Pokémon, però io le cose le devo fare con una certa, no, priorità, quindi non è che dici ricomincio a collezionare dal basso, no, le gradate, e le gradate di Charizard tra l'altro ho iniziato, ah, quindi, cioè è proprio una cosa tranquillina. E quindi, dato che alcune ce le ho però non gradate e mi piacerebbe gradarle o comunque iniziare anche un po' a capire questo mondo, io ho visto che negli anni tu hai pubblicato diverse guide sul tuo canale YouTube, tra l'altro lo lasciamo ovviamente nei tag del video nella descrizione, e però le cose saranno cambiate dato che siamo arrivati ormai al 2024, e quindi dato che tu ormai sei un esperto in tutti i frangenti di carte Pokémon e di gradazione, no, non sei così, non ti definisci tale? No, non sono un esperto, sono un grande appassionato. Però la passione poi porta anche l'esperienza, ricordati, ah, certo, questa cosa qui. E quindi comunque ne sai più di me, ecco, dai, facciamo così, una via di mezzo. E quindi volevo chiederti un po' di informazioni anche per i noob come me e tanti ragazzi che sto portando dal primo canale, gente che mi dice no, non dovevi farlo, era una cosa che ormai avevo sconfitto da anni, non lasciami stare, perché poi queste cose sono una vera e propria dipendenza, lo sai meglio di me. Ah sì. E allora ti chiedo, quando nasce un po' la moda del grading delle carte Pokémon? Allora, la moda del grading, perché bravo, hai detto proprio la parola giusta. Moda. Mi viene da dire moda in questo momento, che poi può essere una cosa giusta o sbagliata alla fine. Certo. Non per forza un'accezione negativa la moda, però diciamo che nel appena pre-Covid e poi post-Covid è qualcosa che si è trascinato e adesso appunto mi viene da dire anche i bambini di 8 anni mi chiedono questo, ma conviene gradare questa carta che fa un po' specie, però alla fine sì, diciamo che la gradazione appunto è esplosa proprio negli ultimi 4 anni, poi la gradazione di carte e la gradazione in generale esiste da decenni. Partita proprio con le carte sportive, appunto. Sì. Però diciamo che appunto Pokémon mi viene da dire veramente gli ultimi 4 anni. Io pensavo anche un po' Pokémon Go, quindi 2016, che lì c'è stato un bel ritorno. E io, per dire, sono tornato prepotentemente a giocare a Pokémon 2016 e poi con l'uscita di X e Y, quindi Mega Evoluzioni, ritorno dei Pokémon di Kanto, c'è stato un bel richiamo. Quindi pensavo che anche quella roba lì potesse aver influito. Secondo me quello ha influito nel riportare gradualmente le persone. Ok. Quindi nel 2016-2017, poi io appunto sono rientrato nel 2017 estremamente con forza in Pokémon, però diciamo che è stato tutto appunto graduale. Nel 2016-2017 la gente si è riavvicinata al brand Pokémon. La community generale si è rifatta quell'esperienza da adulta di collezionare quel 1, 2, 3 anni e poi ecco che scattano le gradate. Ma infatti io ti dico, io vengo dal mondo di Magic, perché io nel 2017 ho ricominciato a giocare a Magic, che ci ho sempre giocato, poi avevo venduto come facciamo tutti, no? Invece adesso non venderei proprio niente, neanche per sbaglio. Sì. E Magic però è gioco, cioè Magic è competitivo. Io, per dire, l'ultima partita Pokémon competitiva forse l'ho giocata su Game Boy Color 20 anni fa nel gioco, quello lì. Invece Pokémon è proprio collezionismo, quindi le gradate in Magic sì ci sono, però ci sono quelli che magari sono affezionati, collezionano le carte di Alpha, e gradare le carte di Alpha ci compri una casa praticamente. Sì, appunto. Esatto, quindi sono veramente una nicchia ristrettissima. Invece Pokémon ho visto che c'è una community altissima, ampissima anche sulle gradate. Mm-hmm. Sì, beh, ma è proprio quello in cui si distacca Pokémon da ogni TCG, da ogni GCC, se vogliamo dirlo in italiano. Diciamo che Pokémon parte da sempre con il motto, il gara catch and all. Certo. Siamo tutti, perlomeno non tutti, perché in realtà adesso collezionano anche i bimbi che si sono persi la Pokémon mania degli anni 90, però... certo, appunto, quello che voglio dire è che tutti siamo, o
o praticamente tutti quelli della mia età, che io sono del 91. E il 92, quindi. Perfetto, fantastico, ci siamo. E siamo tutti nati con l'idea del diventare degli allenatori di Pokémon, avere un sacco di Pokémon in squadra, un sacco di Pokémon diversi. Quindi il concetto che ci è rimasto proprio nella testa è il averli tutti, collezionarli. C'è però, mi sento di dire, che si sta sviluppando molto, in realtà, nell'ultimo anno anche il gioco giocato. Okay. È una risalita molto interessante anche quella. Io ho delle ludoteche qui vicino, comunque dei negozi, ecco, più che ludoteche, dei negozi di persone che giocano a Magic, vendono alle Magic, che effettivamente nei negozi hanno le leghe Pokémon, e ho visto che... Però vedo che è sempre un'età media molto molto bassa rispetto al collezionismo. E mi fa piacere che tu abbia detto anni 90 della Pokémon mania, perché io anch'io ci ho sempre avuto sta cosa, che io dicevo la Pokémon mania anni 90, e l'altro giorno ho caricato un video sul canale che, se ti vuoi immettere in un turbine di emozioni e di nostalgia, ti invito ad andare a vedere, perché in effetti la Pokémon mania è del 2000 in Italia. Io invece sono sempre stato dell'idea che, essendo che ero piccolino negli anni 90, mi sembravano arrivati molto prima, e anch'io c'ho questo falso ricordo e dico sempre anni 90, ma effettivamente anni 2000. E la successiva domanda che ti faccio è: ma lato Covid c'erano state, avevo capito, molte congestioni, possiamo dire così, quindi tante carte inviate alle case di gradazione non tornavano mai, cioè è ancora così o è ripreso tempistiche, insomma? Allora, diciamo che questo, oddio, in realtà ogni casa di gradazione con le sue tempistiche ha una, nel post-Covid ha comunque subito un incremento di richiesta, un incremento di domanda di gradazione veramente importante, che supera di gran lunga il loro, la loro la potenzialità, anche la loro forza lavoro, obiettivamente. Certo. Diciamo che durante il Covid io grado sempre oltreoceano, quindi con PSA, che diciamo che per Pokémon è ancora il punto di riferimento. Poi ci sono BGS, poi c'è CGC, e diciamo che tendenzialmente, appunto, io ho mandato delle carte poco prima che scoppiasse il Covid e mi sono tornate un anno e mezzo dopo. Questa è un po' la storia di tutti. Adesso... Lasciati Pokémon in pensione ad allenarsi. Esattamente. Poi comunque ti lascio immaginare che emozione è stato vedere tornare queste carte dopo un anno e mezzo. Quello veramente è stato molto molto bello. E diciamo che dai tempi adesso la situazione è un po' rientrata. È vero, c'è pur sempre un po' di tempo, perché diciamo che poi, specialmente, appunto, io la mia esperienza è gradare maggiormente con PSA. Ho mandato qualcosa a Beckett, a BGS, e tendenzialmente in quattro mesi, poco meno di quattro mesi, ti tornano indietro. È anche vero che se sei disposto a pagare qualcosina di più, ti possono tornare anche dopo due mesi, ti possono tornare dopo tre settimane. Quindi, c'è un piano, quindi, proprio. Assolutamente sì, assolutamente. Molto, molto interessante questa cosa. Ma poi io voglio vivere quell'emozione lì, no? Di aprire il pacchetto dopo tot che le ho mandate via e dire: ma come stanno? Io ho delle carte di quando ero piccolo che voglio capire come stanno. Uno Shining Kabutops, che credo di aver sbustato io, che non può rimanere lì nell'album a prendere polvere. Certo. La domanda successiva che ti faccio è: ma ha ancora senso gradare nel 2024? E la amplio un pochino, perché, per dire, questa è la prima gradata che ho preso, no? Sono andato tranquillo, ho preso un Dark Charizard PSA 9, proprio così, per partire con tranquillità. Però ho preso anche un ETB di 151, e il primo pool grosso è stato Venusaur. Perfetto. E allora io dico: è meraviglioso, no? È bellissimo. Però non sarà mai una carta vintage, quindi mandarmelo a gradare questa roba qui, che è una carta moderna, che c'è una tiratura ampia e comunque che possono trovare, meravigliosa, ma ha senso? Perché secondo me no. Bravo, allora, questa sono tutte domande che mi sono posto anch'io magari all'epoca, un po' di tempo fa, appunto. Okay. E quello che, diciamo, fino a prima dell'esplosione della gradazione... Il tuo discorso non faceva una piega. Tendenzialmente, tu mandi a gradare una carta perché è tendenzialmente
un po' più rara, difficile da acquisire, vuoi innanzitutto autenticare, perché certo, adesso siamo tutti bravi, però ricordiamo, la gradazione è un modo per capire se il tuo asset collezionistico o collezionabile è autentico, prima di tutto, certo, e poi avere una votazione sul suo grado di conservazione. Quindi, ovviamente, una persona dice, mando le mie carte vecchie, le mie carte difficili ormai da acquisire qui dentro, mi torna, magari anche in un buon voto, è autentica, e allora per quello fa gola agli altri collezionisti. Certo. È presa bene ed è effettivamente difficile da acquisire, non si possono più aprire pacchetti di 20 anni fa e tutto. Il problema o anche l'opportunità, perché anche questo appunto bisogna capirlo, io sono un po' un integralista del grading e la vedo un po' come la pensi tu, però ultimamente sto cercando di aprirmi anche al fatto che è diventata una moda, alla gente piace avere carte gradate e sì, bisogna accettare che adesso anche una carta come quel Venusaur che hai sbustato tu, che obiettivamente vai su eBay, vai su Card Market, le compri, ne riesci a comprare 100 in questo momento, quintali, se avessi i soldi, quintali letteralmente, però se la domanda c'è, e la domanda in questo momento c'è, ha senso, mi viene da dire. Sì. Ma infatti ti dico, per dire, sto cercando di fare una collezione di gradate di Charizard vintage, però ne sono uscite un paio promo che sono mm-hmm, troppo belle mm-hmm, secondo me mm-hmm, e le ho comunque prese gradate perché fanno la loro porca figura all'interno del case, più che altro, no? Yes. Semplicemente yes, per quel motivo lì. E allora non, avevo una domanda che è meglio raw gradate, non te la faccio neanche perché ho capito che sei un... Allora, guarda, ti dico, il meglio raw gradate dipende anche lì, bisogna capire quali sono i tuoi obiettivi, perché certo, io obiettivamente a me piacciono le carte gradate, ma non sono strapieno di carte gradate. Ah. Io colleziono singole, carte singole che sì, mi piacciono, quindi io non sono neanche una di quelle persone che si fa tutti i set che escono, spendo 2000 euro, 1000 per euro, tutti sì, pronti. Non è fattibile, non è fattibile per le tasche di qualsiasi persona, quindi comunque io colleziono solo le carte che mi piacciono e le carte che mi piacciono estremamente le colleziono anche in versione gradata. Sì, per dire, io adesso ho la volontà di concludere 151 sicuro, mm-hmm, perché c'ho il set base unlimited completo in ordine di Pokédex, che facciamo, non finiamo il 151, però per dire, ho già preso un ETB della nuova edizione, che cos'è, di Sinopaldea, mm-hmm, perché comunque sbustare un po' di carte, devo dire la verità, mi ha riacceso quei ricordi di quando ero bambino e volevo soltanto trovarla, ma sai perché? Perché poi il giorno dopo si andava a scuola e la facevi vedere, mm-hmm, e c'era quell'emozione, e la stessa cosa la sto facendo qua, perché faccio il video mentre apro e mi piace vedere o comunque anche trasmettere un'emozione magari anche a chi non riesce a comprarlo, no, un ETB, perché dobbiamo prendere anche in considerazione queste cose qui, quindi certo, mi dà proprio un'energia che si era un po' assopita, perché io Magic compro sempre singole su Card Market, mm-hmm, perché giocando ovvio, non puoi sbustare finché non trovi, ti serve, quindi spendi. E sbustare invece era una roba che mi stava mancando, devo dire la verità. Sì. Sì, sì, e l'altra domanda che ti faccio è, ma il valore gradando aumenta davvero o era più una bolla? Perché ovviamente prima mi parlavi di costi, no? Per mandare a gradare, quindi ti chiedo anche un po' i costi di mandare a gradare e poi effettivamente, se aggiungendo anche questi costi, la carta da raw riesce comunque ad acquisire valore. Allora, è una, ovviamente appunto è un'altra domanda molto molto giusta da porsi e di base ha avuto un'esplosione proprio per questo concetto, okay, molto quasi sul sentito dire che se mandi le tue carte a gradare tornano e valgono di più. Diciamo che anche qui noi dobbiamo sempre ricordarci che siamo in un mercato del collezionismo, sì, e ciò che vuole, ciò che è voluto ha valore, ciò che non interessa a nessuno non ha valore, anche se è gradato. Sì. Quindi ovviamente sì, le carte più ricercate in una votazione molto alta, quindi stiamo dei 9 e dei 10, hanno un valore che aumenta, però anche lì
è molto difficile dirti c'è questa regola, c'è questa formula che se hai un PSA 10 allora vale il 3x, 10x. Per ci sono dipende anche dalla popolazione, immagino. Perfetto, perfetto, esattamente così. Diciamo che è semplicemente un altro, la gradazione è semplicemente un altro layer, tra virgolette, un altro livello di collezionismo. Tutti i ragionamenti che si fanno con le carte non gradate, con le carte raw, quindi una carta è più rara ed è ricercata e ce ne sono poche, vale di più, stessa identica cosa, facciamo il salto di qualità, quella stessa gradata che già raw è molto difficile da acquisire, è in PSA 10, è tecnicamente perfetta, allora ovviamente hai dei moltiplicatori molto, molto più alti. La misconception che si sente molto è che adesso ci sono persone che veramente gradano la qualunque. Tutto. E tutto, letteralmente tutto, anche carte che obiettivamente sul mercato valgono un euro, due euro, e obiettivamente quelle carte, diciamo, prima o poi ci saranno tanti collezionisti che si ritroveranno scatoloni di carte impossibili da vendere, certo, e anche molto più ingombranti di quanto potrebbe essere tutte queste carte inserite nell'album. Siamo, secondo me, nella coda ormai della bolla, perché almeno il 50% delle persone ha capito che non ha senso gradare tutto, durerà magari ancora un po', ma già adesso ti sto parlando di carte PSA 9 moderne che vendono quasi quanto fossero delle carte non gradate. Quindi, diciamo, alcune carte ovviamente salgono di valore, ma devono essere le stesse carte che comunque sono ricercate anche in condizioni raw. Ma infatti ti dico, adesso faccio vedere l'ultima gradata, così poi le abbiamo fatte tutte, facciamo un ripassino dei video che abbiamo fatto. Ho voluto acquistare questa, che è un PSA 9, okay, e non ha un costo elevatissimo comunque questa carta sul mercato, che secondo me in realtà è forse uno dei Charizard più belli per artwork, se non il più bello. Però l'ho presa già gradata, anche magari spendendo qualcosa in più, per un motivo. Cioè, essendo una reverse, io posso anche pensare che possa essere messa bene se la compro raw. Cioè, il mio occhio può dirmi anche sì, è perfetta. Poi allora ci aggiungo la spedizione, il tempo, c'ho l'ansia, mi arriva, poi magari mi arriva 8 e l'ho pagata di più o meno di quanto pago la 9 già presa 9. Perfetto. Sì, sì. Cioè, carte così particolari e vecchie, perché ragazzi stiamo parlando di carte del 2000, sono 24 anni fa, trovarle in condizioni buone raw, secondo me è molto complicato. Cioè, diverso il vintage, il modern, ma il vintage è un po' più... Sì, assolutamente. Anzi, ti dirò, ora nel vintage, se hai quell'interesse di ovviamente avere una carta gradata, quasi quasi conviene già comprare gradato. Cioè, punto, assolutamente. Ma infatti ti dico, io adesso sono forse anche un po' diverso da quello che è diventato un po' il mondo oggi di Pokémon, perché io vedo che oggi la volontà è quella più di dimostrare che si ha le carte di valore. A me sinceramente il valore mi frega poco, a me, cioè, come dicevi te prima, io anche se una carta non vale niente ma mi piace, è quella che voglio avere. Cioè, quindi il discorso è un po' questo, perché lo vedo andato molto verso il lato più freddo, più economico. Poi ci sta ovviamente dire la carta tal dei tali costa X, magari l'ho pagata Y, ci ho fatto l'affare, quello è logico, è giustissimo, ci mancherebbe altro. Però io vedo anche magari nei gruppi o tanti che fanno proprio solo compravendita, che per l'amor di Dio è un lavoro, ci sta, ognuno può fare quello che vuole, però si perde un pochettino quella magia, secondo me, che ha reso questo mondo anche un po' speciale da questo punto di vista. Cosa ne pensi? Allora, quello che descrivi è la cosiddetta la cultura dello show off, ovvero adesso è alimentato un po' anche dal mondo in cui ci troviamo in questo momento. Certo. Nel 2000 i social non esistevano, adesso invece c'è. Diciamo che praticamente anche i bambini ormai sanno che le carte hanno un valore incredibile, quindi praticamente tutti sanno che queste carte hanno un valore, e quindi ci sta che la gente voglia mettere, voglia far vedere le proprie carte più costose e ne faccia di questo un vanto. A volte anche mettendolo proprio sul piano del le mie carte valgono, le tue no, quindi non vali nulla. Che siamo veramente a questa situazione. Però in realtà
è un riflesso della società, perché obiettivamente anche le macchine, io ho una Lamborghini, certo, tu vai in giro in punto, ovviamente sono migliore io di te. Quindi diciamo, è vero, è brutto perché togli un po' da quello che ci ricordiamo noi, che in realtà era proprio, era il bello avere il Charizard set base e farlo vedere agli amici, però diciamo che adesso è un ambiente collezionistico che va comunque verso, ormai esiste da 25 anni, va verso la sua maturazione, e dobbiamo, tra virgolette, appunto, accettare che, essendoci adulti che ormai gestiscono decine di migliaia, centinaia di migliaia di carte al mese a destra manca, ci sia anche questo ambiente. Quello che ti dico comunque è che esiste una community sommersa, diciamo, delle persone che semplicemente si fanno il loro album, sbustano qualche bustina. Sono i silenziosi. È la cosiddetta maggioranza silenziosa. Esiste ancora, perché li sento ogni giorno. Ma perché a me, cioè, io ricordo quando eravamo piccoli, no? Non li sapevi i valori delle carte. Oh, cioè, il valore della carta era dato da quanti tuoi amici ce l'avevano. Mm-hmm. Era l'unico, per esempio, il Machamp set base prima edizione ce l'avevano tutti, avevano preso tutti il mazzo, quindi automaticamente quella carta non valeva niente perché ce l'avevamo tutti. Quello che sbustava anche la rara più scarsa e schifosa, ma usciva solo lui, nella nostra testa quella lì era una carta che valeva, che aveva un valore. E, cioè, io ricordo di aver scambiato il mio Mew antico, perché mm-hmm. ero forse uno dei pochi ad andare al cinema, e un Lister Surge Fearow per uno Shining Charizard. È una rapina a mano armata. E tra l'altro il mio migliore amico, che ogni tanto me lo rinfaccia ancora, però è all'epoca era uno scambio che aveva un senso, no? Perché cioè, io ricordo che per vedere anche solo tutte le carte si andava in edicola, si comprava Pokémon Mania, Pokémon World, quei giornalini lì che ti aggiornavano un po' su quello che... Esatto. Che sennò tante carte non... Io ho visto dei video in cui tante carte vintage mi venivano mostrate che io non avevo mai visto, e avrò aperto 100 di quelle bustine, ma no, semplicemente non era mai uscita anche una comunazza, ecco, certo, senza valore. Certo, sì. E allora, vabbè, te prima mi hai parlato di quelle americane, no? Di BGS, di PSA, ti chiedo quali altre case di gradazioni comunque in giro ci sono. Certo, certo. Allora, diciamo che, ti parlo per noi italiani, perché poi sparse nel mondo ormai... Ok. Cioè, ce ne sono decine. Ok. Centinaia magari no, però decine sicuramente sì. Okay. Diciamo che noi, sebbene io sia un grandissimo fan proprio di PSA, perché bisogna accettare il fatto che se gradi una carta con PSA hai comunque una sorta di case, uno standard, esatto, riconosciuto da tutto il mondo. Poi sì, diciamo che non per forza bisogna partire gradando con PSA. Se ti stuzzica l'idea di gradare qualcosa, in Italia abbiamo due altre aziende che possono gradare le carte, che hanno un minimo di riconoscibilità. Dico, usciti dalla nostra penisola, difficile che qualcuno sappia cosa sono queste carte, però comunque diciamo che per gli scambi in Italia, o per la collezione in Italia, abbiamo iGrading e abbiamo anche Grad, che sono due aziende relativamente nuove, si può dire, però diciamo Grad esiste da almeno 4 anni, iGrading penso da un annetto, almeno due, forse diciamo, due, un sì. Annetto, diciamo, è partita in beta 2 anni fa, okay. Molto molto sotto, cioè nascosta, insomma. E poi diciamo è uscita allo scoperto da un annetto, sì. E per dire Gradify, che io non conoscevo, però questa qui è Gradify, conosci? Sinceramente no. Ti faccio conoscere io qualcosa, pensa a te. Non ho idea di cosa sia, però era bello il case, mi piaceva. Ma guarda, poi appunto ce ne sono tante, qui, dicevi prima. Esattamente, qui poi stiamo parlando anche su... Allora, indirettamente
hai detto anche che ti piaceva il case. Anche mm-hmm. questo è un fattore che prima non esisteva in alcun modo. Cioè, mm-hmm. prima si gradava la carta perché la volevi avere, volevi essere sicuro che fosse autentica e avere un voto sul suo stato di conservazione. Certo. Adesso, come dici tu, c'è anche quell'ambito, quindi... Se posso dire, c'è anche una casa di gradazione in Inghilterra, negli UK, che si chiama Ace Grading, che fa dei label, delle etichette bellissime, per esempio. Ti dico, esistono tante cose, tante nicchie, che ormai, essendo questa moda del grading così ampia, bisogna anche valutare tutte queste cose. Quindi diciamo che... diciamo, le opzioni comunque, per ritornare alla domanda, le opzioni per un italiano che sta ascoltando questo video, questo contenuto, sicuramente, ti dico, si va su iGrading o Grad, e ci sono, sì. Ci sono. Ma infatti volevo anche capire perché PSA, cioè, ti spiego, ti faccio la domanda bene, poi così mi dai la risposta che credi, perché vado a memoria, dovrebbe essere Professional Sport Authentication, quindi proprio legato a, mi pare, baseball, inizia con baseball, quelle robe lì, e l'altra è Beckett, che io, venendo dal mondo di Magic, ho sempre visto più BGS, che secondo me sono anche più belle. Prima parlavamo della bellezza, secondo me sono anche più belle, però lo standard di Pokémon mi sembra molto orientato su PSA piuttosto che Magic BGS, e Magic è un po' il genitore dei giochi di carte collezionabili, certo. Quindi va in una direzione, invece Pokémon va nell'altra. Volevo capire questa cosa qui perché è curiosa. Allora, questa è veramente è una domanda interessante. Io sono giunto alla conclusione che la fortuna di PSA è stata quella di avere tante persone, di avere tanti precursori che nel momento della scelta in cui mando a BGS o mando a PSA, hanno scelto di mandare a PSA. Semplicemente così? Io ti dico, io sono giunto a questa conclusione. Poi, wow, chi lo sa, alla fine... Bello. Sì, veramente... Perché il caso. Questa, sì, io credo assolutamente che sia così. Poi può anche essere che per un tempo BGS non gradava Pokémon e PSA è stata la prima che si è aperta a Pokémon. Però... però ti dico, non credo che sia questo il caso, anche perché PSA comunque è sul mercato da prima di BGS, e, quindi, ah, ok, più vecchia PSA. Sì. E, quindi, insomma, io credo veramente che sia stato una serie di fortuiti eventi. Allora, forse la domanda andrebbe fatta al contrario, cioè a chi colleziona Magic, perché BGS piuttosto che PSA, che è più vecchia? Io davo per scontato il contrario, hai capito, per quello che ti dicevo. Penso che sia anche questo, proprio per questo caso in generale, perché è vero, cioè Magic ha BGS, Magic è di BGS, così come, sebbene l'inversione di... l'inversione di trend comunque c'è anche un po' stato, perché su Magic, se pensi la carta più importante del 2023, che è l'anello singolo, dove è andata quella persona? Volata da PSA, sebbene... Ah, è grato PSA? Ah, certo. Questa non la sapevo. Certo, BGS è andato a bussare alla porta di questo tizio e lui ha detto, no, guarda, l'ho già mandato a PSA. Ma pensa te, questa... Quindi... questa fa male. Eh sì. Quindi diciamo che io credo che PSA sia qua per rimanere ancora per molto molto tempo. Ok, questa è stata la risposta più interessante di tutto il video, secondo me. E ti faccio l'ultima domanda, perché poi dobbiamo concludere con... Certo. Cioè, io oggi ho delle carte di quando ero piccolo, le voglio mandare a gradare o PSA o Beckett, quindi voglio mandarle oltreoceano. Come mi muovo? Quali sono i costi? Ho capito che ci sono degli intermediari. Ci sono degli intermediari che tu utilizzi per mandare? Cioè, cosa consigli a me e anche a tutti gli altri che magari hanno riesumato alcune emozioni dopo questa mezz'ora di chiacchierate? Allora, sì, assolutamente ci sono. Allora, diciamo che chiunque può mandare anche autonomamente le proprie carte. Semplicemente vai su psacard.com. Io nel caso, perché io proprio io grado solo con PSA, pochissime volte con BGS, diciamo che ognuno potrebbe farlo autonomamente,
c'è anche da dire che sono, diciamo, ci sono dei moduli per mandare queste carte molto complessi, e quindi devi proprio essere, tra virgolette, del mestiere. Esperto. E siccome devi essere del mestiere, ci sono persone sul suolo italiano, persone che fanno queste submission, le cosiddette submission, proprio di lavoro, che quindi ti chiedono quei 1, 2, 3 euro in più a carta per inviare, però poi sei sereno che loro hanno in mano l'assicurazione, tutto. Loro hanno in mano il gestire le carte, essere sicuri, insomma, essere sicuri dell'imballaggio, perché c'è anche quello, diciamo, ci sono tanti livelli, e quindi quello che dico io è io mi rivolgerei a un intermediario su suolo italiano e per mandare appunto negli Stati Uniti. Poi, riparlando di high grading e grad, è tutto molto più semplice. Certo. Si riesce, è una paginetta da leggersi, e si riesce a mandare autonomamente. Ma quindi con intermediario quanto spendi per ogni carta circa? Allora, diciamo che di base tu puoi spendere, vedendo i prezzi, il prezzo più basso possibile per PSA va dai 23 ai 25 euro a carta. Certo. Quindi non per spedizione, sì, no, beh, poi certo. Mi fanno anche tu dici certo, c'hai ragione, rimango veramente basite quando no, è per quello che ti faccio una domanda del valore, perché comunque devi su ogni carta devi investirci, quindi certo, tu devi fare i conti, è un vero e proprio investimento anche quello. E mentre appunto per BGS stiamo parlando di un paio di euro in più, quindi se il range certo. È 23-25, lì sarà un 24-26. Ho visto forse qualcosina anche più alto, forse fino ai 28 euro per le spedizioni. Come ti dicevo, però, appunto, ci sono diversi gradi di submission. Questa, mm-hmm. questa è la fascia proprio la entry level, esatto. E poi in realtà, se vuoi spenderti i tuoi 40, 45, 50 euro a carta, ti ritorna. Ti ritorna. Sì, assolutamente. Nel caso di uno Shining Charizard che sei sicuro che ti torna un PSA 9, un PSA 10, io obiettivamente anche 50 certo. euro ce li metto, e sono certo. sicuro che in due mesetti torna qua rispetto magari ai 4 di cui si diceva, fino poi ad arrivare a soluzioni molto più costose che vanno sugli 80-90, che allora ti torna anche in un giorno. Settimane. No, ecco, in un giorno, se sei lì, c'è anche la gradazione in giornata, se sei ovviamente lì sul suolo. Qui abbiamo le 3 settimane di turnaround per prezzi certo. che stanno, penso, sugli 80-90. E te intermediari di fiducia ne hai o ti muovi in autonomia? No, allora, io non ho provato a muovermi in autonomia e proprio appunto, no, veramente. Ma poi tanti, cioè, se io facessi solo questo potrei anche dire, ok, mi mando le mie carte. Però, sinceramente, anch'io utilizzo intermediari. Ti posso dire, io utilizzo Chimera Grading, che mm-hmm. è qua in Italia, su Milano, persone squisite, e tra l'altro appunto, dato che tendenzialmente Milano è un posto abbastanza grande, c'è anche la possibilità di dargli proprio le carte in mano, così spendi anche meno proprio di spedizione verso loro. C'è anche un altro molto molto forte sulla nostra nazione, è Grading Supplies Italia, okay. GSI, e bene o male sono loro che si gestiscono più o meno la fetta maggiore. Poi ci sono tanti altri piccoli intermediari che fanno tante altre piccole spedizioni. Le persone che fanno da prima sono appunto Chimera Grading e Grading Supplies Italia. Perché io ho un amico che è molto ferrato su Magic, lui collezionismo, anche se in realtà ha gradato a poca roba, che tra l'altro mi viene in mente di dirti, siamo anche vicini, perché da quanto ho capito tu sei di Padova, lui è di Ferrara, io sono vicino a Ferrara, quindi sì, assolutamente sì. Vicini, e mi faceva il nome di Marta, che dovrebbe essere certo. la ragazza. È Collectable è di... Station. Okay, ecco, quello forse è il terzo, okay. Diciamo, loro sono su Roma. E sì, è vero, okay, ci sta assolutamente parlare anche di loro, sì, quindi Collectable Station. Era per capire se era dentro uno dei due nomi che mi avevi no, fatto, no, 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 è un terzo. No, però giusto, questo è un terzo anche comunque molto valido.
Ok, io direi che tutti i dubbi che avevo, bene o male, li ho sciolti. Non so se hai qualcosa di importante sull'argomento da dire che non è stato toccato, ti lascio la parola, sennò andiamo in chiusura. No, guarda, ti dico, la cosa veramente più importante che secondo me va sempre toccata è il non solo perché la tua carta è gradata, vale tanto. Quindi certo. bisogna lavorare molto anche a livello di divulgazione, insomma, che appunto gradare non significa un aumento di valore, che è quella, è per quello che molte persone si avvicinano. È un argomento con molte più sfaccettature di questo. Ecco. Sì, se mandi a gradare un ratata pure in francese, sicuramente ci perdi solo soldi. Perché però sarebbe bello. Valore... Sì, sarebbe bello, però sarebbe un mondo... veramente strano, sarebbe veramente un mondo strano. C'è PSA 0 o parte da 1? No, parte da 1. Peccato, perché sennò andavo tipo a buttare dell'acqua su delle carte vecchie e le mandavo. Va bene, no. Grazie mille Luca, gentilissimo. Io spero che anche i ragazzi possano aver gradito questa collaborazione. E niente, ti ringrazio e alla prossima. Buona giornata. Grazie a te, ciao.